Dai, che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato. E vi posto i video dall'America. Dentro lo schermo, un volto tondo, con barba e capelli tagliati quasi a zero, due occhiali, e poi una frase che la community italiana di YouTube si ricorda con un po' di tristezza. Dai, che un giorno ce ne andiamo in America, dove ho sempre desiderato. E vi posto i video dall'America. Attorno Times Square, una delle piazze più famose di New York. In un video diventato virale su TikTok, un utente ha deciso di registrare un omaggio a Omar Palermo, al web, YouTube anch'io. Omar è morto nell'agosto del 2021, aveva 42 anni ed era da tempo ricoverato in una clinica in provincia di Cosenza. Quando ha smesso di fare video, Omar aveva mezzo milione di iscritti al suo canale YouTube. Nei giorni successivi alla sua scomparsa, tanti utenti si sono iscritti al canale portandolo a 827.000 iscritti. Lo spezzone, che nei giorni scorsi è stato proiettato a Times Square, è uno di quelli più famosi e negli ultimi anni ha continuato a rimbalzare sui social vecchi e nuovi. Il video di YouTube anch'io, che saluta i suoi follower dalla piazza di Times Square, è stato pubblicato dal profilo TikTok di Chris It's Stuff. È l'unica clip presente su questo profilo ed è accompagnata giusto da qualche parola. Ce l'hai fatta, maestro. Ce l'hai fatta.